Salve a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Radi e oggi vediamo se la moto si accende dopo 6 mesi di fermo. E allora, eccomi di nuovo qui, sono appena tornato dal lavoro. Sfortunatamente mi sono infortunato, quindi adesso ancora non potrò riprendere a guidare la moto, però vediamo un attimo se si accende questa moto dopo quasi 6 mesi che è stata ferma. Infatti il mio quesito è: voi come fate a mantenere la vostra moto mentre è ferma, periodo invernale o perché andate all'estero o per motivi vari? Io la mantengo in questo modo, come potete vedere ce l'ho nel garage, ma comunque ho il telo sopra, telo che ahimè è ormai piccolo, tra il portapacchi qui si vede che spunta fuori e il cupolino alto, il telo non copre più tutta la moto, però direi che è una componente fondamentale mentre si mantiene la moto ferma. Voi cosa fate? La coprite? Adesso vediamo un attimino, la scopriamo e proviamo a accenderla. Ed eccoci qui, come ho detto, il telo fondamentale per lo stoccaggio della moto. Infatti sul mio telo ho trovato che qualche gatto ha marchiato il suo territorio, quindi almeno così la moto è rimasta pulita. Ma prima di tutto io, per stoccarla, per fermarla, come potete vedere, ho messo del grasso sulla catena prima di partire. Adesso il grasso si è seccato un bel po', però così evito di far arrugginire la catena. Unico neo, come dicevo, il telo era corto e qui già si possono vedere i segni, non so se nel video si vede, la parte questa bassa del disco ha iniziato a arrugginirsi perché non era coperto, mentre quello in alto è ancora bello pulito. Però va bene, questo una volta partito, dopo qualche frenata si dovrebbe ripulire senza problemi. E dimenticavo un'altra cosa che faccio per stoccare la moto: prima di lasciarla ferma riempio normalmente il serbatoio fino all'orlo. Adesso, così a vedere, non c'è problema. Questo perché avendo un serbatoio in metallo evito che si crea della ruggine qui dentro. A vedere così, come sempre, non ho nessuna ruggine, quindi anche il serbatoio si è salvato. Adesso passiamo al momento fondamentale, cioè partirà la moto o non partirà? 6 mesi di fermo, batteria che non si è mai stata caricata. Infatti voi cosa fate? Tenete il mantenitore? Io no, io semplicemente stacco la batteria, tutto quello che mi serve, il cacciavite, e di solito utilizzo quello che ho qui con il kit degli attrezzi di emergenza. Quindi cacciavite a croce, apriamo e ricolleghiamo la batteria. Qualcuno di solito dice di staccare solo un polo, io sinceramente stacco tutti e due, così siamo sicuri che non c'è tensione, non c'è niente, e la batteria si dovrebbe mantenere. Quindi adesso inizio a ricollegare tutti i cavi, ed ecco qua, momento clou, ho collegato la batteria, positivo e negativo, e adesso fate le vostre scommesse. Secondo voi partirà, non partirà? Vediamo subito. Inserisco la chiave, giro la chiave, il quadro si accende, ho 12 volt mi indica. Come potete vedere, dopo 6 mesi, quasi, anzi 6 mesi, anche senza il mantenitore, la batteria mantiene la carica, la moto si accende e funziona. Adesso sfortunatamente non posso andare a farmi un giretto, quello che mi piacerebbe fare, però sono contento del fatto che si accende. Questo è anche un modo mio per rispondere a tutti quelli che dicono sempre che ma serve un mantenitore, serve, cosa bisogna fare, ho la batteria che non mi dura niente. Beh, questo è il risultato: io ferma, batteria totalmente staccata, quindi è come se quando la comprate dal negozio la moto si accende senza problemi. Adesso la faccio girare un pochino perché comunque
non fa bene lasciarla sempre ferma, non ho nessuno per accenderla, quindi sicuramente si deposita un po' di olio, ma anche tra l'altro la frizione si sarà seccata a forza di stare ferma così. Intanto così si bagna tutto e ricomincia a essere come dovrebbe essere normalmente. Beh, cosa dirvi? Per il momento questo è il breve video che ho voluto condividere con voi, sperando di sistemarmi velocemente, visto il mio ginocchio che l'ho distrutto, e quindi ricominciare a fare i vari video. Come sempre, se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere un mi piace e iscrivetevi al mio canale. E con questo io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao!